Solo a vederli viene in mente il Natale. Oggi prepariamo insieme gli struffoli napoletani. Vediamo come prepararli dolci e croccanti. Direttamente come faceva la nonna, inizia facendo una fontana con la farina. E aggiungi un pizzico di sale. C'è anche chi aggiunge un pizzico di lievito. Nella ricetta originale non è previsto perché devono essere belli croccanti, ma se vuoi aggiungere un pochino. Apri le uova al centro. Aggiungi lo zucchero. Gli struffoli devono avere quel sapore aromatizzato inconfondibile, quindi aggiungo arancia e limone. Non puoi capire che profumo. Aggiungi il burro morbido a tocchetti. Ora l'ingrediente speciale di questa ricetta, il liquore all'anice. A me piace tantissimo, ma se vuoi puoi sostituire con il rum. Inizia a impastare con dei movimenti belli decisi. Dovrai ottenere un panetto liscio e compatto. Questa è la consistenza che devi raggiungere. Ora avvolgilo nella pellicola alimentare e lascia riposare in frigo per circa un'ora. Il panetto è pronto e è il momento di fare gli struffoli. Infarina il banco e comincia a creare dei filoncini. Devi creare dei filoncini non troppo sottili. Attenzione però a non lavorarli troppo. Per fare prima ho messo dei filoncini tutti vicini e comincio a tagliare i miei struffoli da circa 1 cm o 2 cm. Questi a Napoli li chiamano struffoli e ogni famiglia ha la sua ricetta. Li preparano simili anche in altre regioni d'Italia, per esempio c'è chi li chiama porceduzzi. Anzi, facciamo un gioco, fammi capire di che regione sei in base a come li chiami. Io li ho arrotolati un po' e ora li dispongo sulla teglia ben distanziati, così da non farli attaccare. Ci è voluta un po' di pazienza, ma vedrai che soddisfazione. Intanto avevo riscaldato l'olio e cominciamo a friggerli. Mi raccomando, pochi alla volta, altrimenti l'olio potrebbe fare troppa schiuma. Appena vedi che sono dorati così, vuol dire che sono pronti. Li ho scolati su carta assorbente e sono già buonissimi così. Però dobbiamo aspettare, mettiamo a scaldare il miele. Il miele è ben sciolto e siamo pronti per versare gli struffoli. In questo momento c'è un insieme di profumi che mi fa già sentire l'atmosfera del Natale. Diamo un po' di colore aggiungendo i canditi e i confettini colorati. Si dice che siano simbolo di ricchezza e prosperità, quindi abbondiamo. Mescola bene per amalgamarli tutti perfettamente. Siamo pronti per impiattare. Io ho scelto uno di questi piatti che si usa per regalarli. E tu per chi li prepari di solito? Ora divertiamoci a decorarli. Gli struffoli sono pronti e io non resisto, devo assaggiarne qualcuno. Buonissimi! Anche tu li prepari in questo modo? Rispondimi nei commenti e fammi sapere se hai qualche dubbio sulla ricetta. Ciao!